Cosa pensa dell'iniziativa del gel? Ma è un'ottima iniziativa, perché è un prodotto necessario comunque. Lo dobbiamo comunque adoperare, per cui una buona idea. Dopo la mascherina, il Corriere delle Alpi dà in omaggio l'igienizzante per le mani. I clienti? I clienti sono chiaramente interessati, visto il periodo che stiamo attraversando e visto l'utilità di questo igienizzante. È ovvio che non c'è solo l'interesse per l'igienizzante, ma che l'interesse per il quotidiano, che i soliti clienti comunque vengono a prendere. Tanti l'hanno già prenotato ieri. Sì, trovo molto utile questa iniziativa, anche perché dobbiamo abituarci a usare continuamente questi strumenti per difenderci da una pandemia contagiosa. Le vendite sono sicuramente aumentate rispetto ai giorni scorsi e l'idea ci piace molto, ci piace e piace anche naturalmente ai clienti. Dopo la mascherina, il Corriere delle Alpi dà in omaggio un igienizzante per le mani. Sì. Che servirà sicuramente, assolutamente. Son contento, lo compro sempre il Corriere e oggi mi regalano anche il gel igienizzante. È un'iniziativa simpatica come quella delle mascherine, sempre utile. Ciao. Ottimo, in questo momento direi sì, va benissimo. Il suo nome? Morena. Bella iniziativa, sì. Interessante, perché si può sempre portare dietro in tasca e averlo sempre a portata di mano è utile. Sì, sicuramente è utile perché si fa anche fatica a trovarli in giro, no? Quindi penso che sia gradito, ho visto fino adesso che li hanno anche abbastanza apprezzati. Dopo, sai, c'è chi va bene e chi non va bene, comunque è una cosa giusta da fare. Ma io penso che, visto che è un periodo in cui le cose si trovano e non si trovano, le mascherine, i guanti e quant'altro, avere un regalo così fa comodo e è una bella iniziativa, secondo me. La mascherina ce l'ha già, oggi il Corriere regala il disinfettante che utilizzerà. Sicuramente bisogna usarlo e quindi lo prendiamo ben volentieri.